delle più grandi artiste della musica italiana, che ha affrontato i generi più difficili, colti e impegnati, ma senza mai perdere l'impeto, la generosità, l'ispirazione popolare che l'hanno accompagnata ai suoi esordi. E io so che tra i suoi innumerevoli ammiratori c'è anche Piero Cavaglià, perciò Piero, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, aggiungo che ha dei capelli di un colore impetuoso. Impetuoso? Sì. Ebbene sì. È con noi Milva! Impetuosa Milva! Ciao! Perlomeno il colore. Benvenuta! Grazie, grazie. Allora, grazie. Un tuo ammiratore già te l'ho presentato, lei è Simona Bernacchi. Buongiorno, benvenuta, i buongiorno nostri, a tutti. Grazie. Giovani amici, adesso sì. Piero ha studiato la tua biografia ed è incaricato di raccontare in breve, perché sì, tutta perché è lunghissima. Beh, sì, purtroppo l'età avanza, cioè gli anni passano. No, ma non per anche questo, ma perché Milva ha veramente una carriera straordinaria. Molto. Allora, e di questo non sempre sono contenta. Sì, forse neanche Milva sa che lei è stata subito grande, perché da piccola al primo concorso Canoro alla quale ha partecipato ha vinto piazzandosi al primo posto su 7600 concorrenti. Non ero però così piccola. Beh, insomma, avevo 20 anni. Ecco, e allora fu il primo concorso ufficiale che feci, indetto dalla RAI, perché era a livello nazionale, e io vinsi dopo un anno di selezioni durissime. Allora il direttore della RAI era ancora Razzi, nipote di Puccini, e io ero fra questi 7600. Alla fine, dopo un anno di selezione, di concorso, io arrivai prima. Fu dura, eliminarli tutti. Beh, ma lei aveva un modo di interpretare le canzoni che era anche un po' teatrale. Infatti fu notata ben presto da Giorgio Strehler, che le propose di recitare. Capisco che dobbiamo stringere, però fu successivamente, dopo cinque anni, sì. Dopo aver vinto il concorso delle voci nuove, andai diritto, mi aspettava evidentemente la RAI, la grande star di quell'anno era Mina, con due canzoni importantissime, che erano Mille bolle blu e Io amo, tu ami, dal film di Blasetti. E io invece, essendo la cantante vincitrice della RAI di un concorso ufficiale, fui mandata a Sanremo di diritto e mi diedero una canzone scelta dalla RAI, che fu Il mare nel cassetto, dove arrivai terza. Quello fu il mio debutto ufficiale a livello, diciamo, popolare, importante. Mm. E poi, a proposito di lettere B, perché Brecht le ha portato fortuna, però poi lei ha collaborato anche con Luciano Berio, sì, e Franco Battiato. Sì, difatti avevo fatto un recital qui a Roma che avevo chiamato Le Tre B. L'aveva curato Di Gianmarco, che è un giornalista di Repubblica, Rodolfo Di Gianmarco, sì. Ed era piuttosto interessante, perché sono tre autori abbastanza, cioè molto diversi l'uno dall'altro, ma assai interessanti, tutte e tre. La sua vocazione... Anch'io mi chiamo, ho una B, io sono Violcati, Violcati di cognome. La B, anche, diciamo, una persona che mi è molto cara, oggi si chiama Bertozzi, quindi la B ritorna. Ma è stata un'altra lettera per me, forse più importante. La B evidentemente è qualche cosa, ma la M forse di più. La M di Milva? Il mio nome è Milva, madre, mamma, Maria, Martina, Maurizio, Mario, Massimo. Di questo parleremo... tra poco. Sì. Queste lettere sono tornate inesorabili nella mia storia, sì. Non che sia importante, per carità. Forse, per esempio, possiamo citare Maria di Buenos Aires? Anche. Per collegarci a un altro grande amore appena portato a termine. Che è la scoperta anche per noi, forse, per noi italiani, del tango in Italia, grazie alla collaborazione con Astor Piazzolla. Sì, ma oddio, se Dio vuole, in Italia Piazzolla è diventato celebre già, cioè importante per quello che vale lui, quello che è stato qualche anno fa. Voglio dire, Gidon Kremer ha inciso Maria di Buenos Aires
prima che lo facessi, che io l'ho fatta quest'anno al teatro, ho avuto una lunga esperienza di lavoro con Astor Piazzolla, se vuole lo diciamo a tempo debito. Certo. È questo? Sì, manteniamo sì, i passi? Sì, perché io adesso voglio addirittura lanciare un avviso sui progetti futuri. Lei sarà a Gerusalemme? No. Lei è già stata? Io sono già stata. È già stata a Gerusalemme? Una settimana fa. Ah, ecco. Un allora... momento anche abbastanza difficile. È anche pericoloso, no? Se vogliamo, sì. Io non ho pensato al pericolo. Mi piaceva moltissimo l'idea di cantare. Avevo già cantato l'anno scorso a Tel Aviv. Ed ero stata in questa città della quale ero curiosissima di conoscere, di vedere, di saperne qualcosa di più. E quest'anno sono stata invitata da un gruppo di tedeschi che seguono una grande poetessa, che ora non è più, morì nel 1945 proprio a Gerusalemme su sua scelta, era ebrea, nata a Wuppertal, e io sono stata a Gerusalemme a ricordare Else Lasker-Schüller, questa grande poetessa della quale Krauss disse è la più grande voce lirica della nostra poesia germanica. Quindi, e questo l'ho fatto una settimana fa a Gerusalemme. Benissimo. Fra persone centenarie, che alcune delle quali venivano proprio dai campi di concentrazione, erano stati e si sono salvati ed erano a Gerusalemme. E noi adesso le abbiamo preparato anche qualche immagine. Sì, infatti, Piero, stiamo per vedere insieme una signora dai capelli rossi, affascinante, decisamente talentuosa, in bianco e nero. Vediamo. Voglio questa margherita, studio la sua vita per il salire. Certamente non era una grande canzone. Infatti però è una citazione insolita questa canzone per te. Capotosti aveva scritto per me, che era l'autore di questa canzone, una piuttosto bella. Mi aveva dato, certo aveva avuto un grande successo, era Il primo mattino del mondo, era una canzone molto lirica. Bellissima. Era una bella canzone, bellissima. Questa era più facile naturalmente. Ma è stato un grande successo il primo mattino del mondo per te. Allora, Il primo mattino del mondo, hai detto avevi 20 anni e quindi non eri una bambina, anche se lo eri, perché a 20 anni si è bambine. Certamente, ma, sì, soprattutto allora. Ma questo vuol dire che c'era un prima e che lo rivendichi. Allora parliamo di questo prima, cosa pensavi di te da bambina? Certamente non pensavo che avrei potuto fare questo tipo di lavoro. Ero una bambina psichicamente, ma anche fisicamente molto fragile. E avevo un rapporto molto, molto difficile, molto particolare con mia madre. Ecco perché la prima cosa che ho detto sulla M è stata proprio madre. Mia madre ha rappresentato per me, cioè è stato molto difficile, come presumo che sia stato per altri. Volevi piacerle? Tua, Volevi piacerle? Mia madre, io non l'ho mai vista ridere, non so se volevo piacerle o meno, volevo certamente che non mi abbandonasse in nessun momento della giornata. Quando mia madre certe mattine tutte le mattine ci alzavamo, ecco lì ero molto, molto piccola, si vede, ero anche senza denti e avevo 6-7 anni qui. Orribile, era una bambina molto bruttina, magrissima, comunque mi diceva, Milva, stasera devo dormire col tuo papà. E questa cosa a quell'età lì, qui ne avevo solamente 2 e mezzo, mia sorella aveva 2 anni meno di me,
Questa cosa non solo mi rovinava la giornata, ma mi faceva stare malissimo. Cioè io avevo dentro di me un malessere già dal mattino per la sera, dovevo prepararmi per poter dormire senza mia madre, senza avere il suo braccio attorno a me. Ero effettivamente, avevo dei grossi problemi. Ora, se vogliamo, ci sono possibilità per cercare di scoprire le ragioni, ad esempio mia sorella. Ma che cosa volevi fare di te da grande? Ma pensavo che avrei potuto disegnare molto bene, avrei potuto diventare una brava sarta, per dire, non so, lavoravo molto bene, cioè ho cucito oppure ricamavo anche molto bene, però ad esempio i goresi, i miei compagni, i compaesani, che facevano già dopo un certo periodo in un collegio a Bassano del Grappa, per ragioni di salute sempre, smisi di studiare perché mia madre e mio padre non lo ritenevano essenziale, importante studiare, bastava stare a casa, cioè avevo anche avuto un incidente col camion e per cui ho detto non si va più in collegio, si sta a casa. E nel frattempo io disegnavo quando loro erano non bocciati ma erano rimandati, questi ragazzi che frequentavano il liceo artistico classico, e io facevo per loro i loro compiti durante le vacanze estive. E la musica cos'era per te? La musica è stata per me una cosa molto piacevole e bella quando non era un impegno, quando partiva e scaturiva dalla mia gola come tutte le bambine, da Drio, là da mia nonna, insomma da dietro dove aveva la nonna aveva il cortile, e potevo dar sfogo alla mia voce. Era una cosa solo tua o nella tua famiglia c'era la passione? Mia mamma cantava, aveva una bella voce, ma naturalmente era stata, fra l'altro, una cosa abbastanza divertente, perché il mio papà, e mio nonno, e il suo papà, si interessò, perché molti dicevano al nonno Tony, la Noemi, che è mia madre, ha una bellissima voce, e allora lui si informò e chiese, ma che cosa può diventare? Un mezzo soprano? Ah, se è solo un mezzo soprano, no, non vale la pena. O soprano o niente. Mezzo soprano non valeva, valeva la metà evidentemente per lui. Aveva una bella voce, aveva una bella musicalità, siamo una famiglia di musicisti, anche un cugino, primo cugino, figlio di fratello di mia mamma, che era Pier Giorgio, che è Pier Giorgio Farina. Siamo quindi primi cugini, grande violinista, grande saxofonista, ottimo cantante. Ma c'è un rapporto particolare di quella terra con la musica? Ma evidentemente c'è, perché Gigino Maestri, un altro che musicista, violinista, che vinse e arrivò terzo al premio Paganini, e oggi sì, fa parte della, è stato primo violino della Scarlatti di Napoli, insomma è diventato un grande violinista, però era un bambino, un ragazzino. Evidentemente ci deve essere un legame. Io sono stata a Goro poco tempo fa, dopo il disastro che è avvenuto 6 mesi fa, o forse qualche mese di più, quando si sono saltati in aria queste tre... Era piena? No, molto più vicino. Sono morte 5 persone perché uno zio ha dimenticato il gas acceso e sono saltate per aria tre case con 5 persone sotto le macerie. Sono stata perché sentivo non come un dovere, ma dovevo farlo per i miei compaesani, e l'ho fatto. E ho ascoltato per caso in questo frangente terrificante una bambina, che la mamma e il papà me la portarono ad ascoltare, una bambina con una voce adulta, straordinaria. Ho detto No, aspettate un momento, non rovinatela, aspettate un momento, non abbiate fretta, sarà anche a 14 anni può essere interessante, ma non a 10. Cioè, c'è un rischio troppo grosso per la sua... Sì. Cosa ti piaceva di quella vita semplice? Ma io di quel posto? Trovo che ci fosse allora una fantasia che oggi fra i bambini, i ragazzi, non c'è più. Oggi i giocattoli sono già prefabbricati. Era un mondo da inventare tutto, continuamente, mi piaceva ogni giorno appunto con mia sorella, le mie amiche, i nostri amici, soprattutto ragazze. Dove giocavate? Sempre da Drio, dalla nonna. Da Drio, dalla nonna. Sì, che aveva un grande cortile, lei vendeva carbone, legna, e quindi aveva le bascole, che sono poi delle bilance dove si pesavano dei grossi quintali di legna, e noi giocavamo dietro inventandoci delle cose. Naturalmente io ero già sempre la protagonista, ma erano già le mie amiche che mi facevano fare la protagonista. Il fiume? Il Po? Il Po è importante a Goro,
Però io sono stata una bambina, come ho detto, avevo questo problema con la madre, non che lei non l'avesse con me, perché non mi permetteva di andare in bicicletta, ad esempio, non mi permetteva di andare a nuotare un po', come facevano tutti i bambini, perché poteva essere, tutto diventava pericoloso. Cos'è che detestavi invece di quel mondo? Io non ricordo questa parola, non ricordo di aver mai detestato nulla del mio paese. L'ho amato molto, anzi, e oggi ritornandovi ho trovato che si sono conservate delle cose straordinarie, gente i complimenti, sono persone così solide, è rimasta una solidità e una verità importante fra questa gente, che evidentemente è stata, per i bambini soprattutto, un paese senza padri, perché i padri erano sempre in mare, perché il lavoro di quasi tutti gli uomini di Goro era quello di fare il pescatore, andavano via con la barca di notte, tornavano magari dopo una settimana oppure la notte il giorno dopo, ma era un paese tenuto in piedi dalle madri e dai bambini. Il mondo per te dove cominciava e dove finiva? E finiva lì sempre, attraverso quella Vedrio figura. Dalla nonna? E... La figura di mia madre, la figura di mia nonna era una donna straordinaria, si chiamava Aristea ed era una donna che cucinava il pesce in un modo prodigioso e mi ha raccontato le più belle favole. Questo è un bellissimo ricordo di quando ero bambina, spesso ammalata perché malaticcia, perché ero, come ho detto, fragile. Poi a quell'epoca c'era la malaria, c'era il tifo, il paratifo, io le ho prese tutte le malattie dei bambini, ero sempre sul tavolo della cucina, mia mamma non ci teneva mai a letto. Cioè questo accadeva a me, a mia sorella, ci metteva sempre in cucina in modo da essere più a portata di mano per non fare le scale, abitavamo su due piani e questa era anche una fortuna per quando arrivava l'alluvione, potevamo portare tutto su, chi aveva un solo piano si trovava sempre l'acqua in casa. E il fatto col mondo invece fuori da questo microcosmo come è stato? È stato abbastanza duro? Tardi, perché siamo partiti da Goro. E io avevo 17 anni e ne dimostravo 14 come mentalità e per quanto ne sapevo del mondo, ma andammo a vivere per ragioni di lavoro, mio padre che dovette vendere quella che era la nostra casa, la mia casa dove ero vicino a quella finestra, e che fu per me un colpo, fu come portarmi via un pezzo, non so, un braccio, una parte di me. E quando mi dissero che mio padre doveva vendere la casa per ragioni contingenti, aveva bisogno di soldi per continuare il suo lavoro. E quindi saremmo andati a vivere a Firenze. Per me è una sorpresa immensa, enorme, e anche un po' impaurita. Avevi paura di essere sopraffatta? Ma avevo paura di non riuscire a cavarmela. Intanto sì, c'era sempre il pensiero costante che avrei avuto quella presenza che voleva dire era il 90% della mia tranquillità e che era mia madre. Però mi sono anche resa conto, e abitammo per 6 mesi solamente in questa città d'arte meravigliosa, straordinaria, che Firenze è una delle più belle città in Italia, ma bisogna conoscere l'arte per poterla apprezzare. Noi conoscevamo l'arte dell'anguilla, del pesce, ma non l'arte in pittura, in architettura. E quando arrivammo a Firenze io dissi a mia madre, mio padre, mia sorella e il fratellino, che è un fratello di 12 anni più giovane, dissi: penso che abbiamo fatto un errore a venire in questa città che non ci consente, io avevo 17 anni e mezzo, che non ci consente di poter continuare a vivere. Mio padre non può andare da Firenze a Goro 3 volte alla settimana per vendere il pesce che porta sul mercato. Secondo me dovremmo andare a vivere a Bologna. Qui presi una decisione io di 17enne. E ti seguirono? Pur avendo solamente 17 anni, mi seguirono. Caricammo di nuovo tutto lì, era una foto del concorso delle voci nuove, dove arrivai prima, avevo l'impermeabile. Dietro ci sono gli altri concorrenti, la Nadia Liani. Come mai si cantava in impermeabile? Perché nella seconda parte qui cantavamo Summertime. Ah, Summertime. Tutti. E allora ci avevano messo il maestro Razzi, pensò che fosse giusto, come primo quadro della seconda parte, avere l'impermeabile. È tutti. Tornato poi nella tua carriera l'impermeabile, con Milord. Con Milord, no? Nel 61, sì. Abbastanza presto. E in comunque questa fase, siamo andati a Bologna. Sì.
Comunque, ecco, sei stata andati, tu a certo, decidere. Abbiamo ricaricato quei pochi mobili che avevamo, siamo andati a vivere a Bologna. Il giorno dopo andai da un impresario e forse arriverà anche la fotografia di Quindi com'ero. Quindi ti sei aiutata da sola? A questo punto ho dovuto aiutare io loro, perché effettivamente forse ero quella che riusciva a connettere in un mondo che era troppo diverso dal loro, essendo io più giovane, ma anche con una, non lo so, una leggera infarinatura di quello che era il mondo dell'epoca, del momento, cioè agli anni fine 50. Io mi presentai a Bologna da un impresario che si chiamava Savinos e dissi, dopo 3-4 giorni che abitavamo a Bologna, facemmo trovare un appartamento da una zia che abitava già lì, cioè la mamma e il papà di Pier Giorgio, questo cugino, sì. Questo primo cugino. Ecco, io sono questa, la prima a destra, ma ne ho un'altra dove si vedono i capelli più corti. E andai da questo impresario e dissi, io dovrei cantare. Lui mi disse, ma lei, signorina, lei è orrenda, scusi se glielo dico. Gentile. Sì, e dissi, lo so, non sono una, erano gli anni 50, era l'epoca delle maggiorate. Io ero magrissima, un chiodo, e mi disse, però stasera, signorina, ecco, questa ero Sabrina, mi chiamò Sabrina. Ah, quindi e vinsi, i capelli corti alla corti, Audrey, siccome ecco. Era Audrey Hepburn all'epoca. Certo, ero una ragazzotta, quindi avevo il viso più rotondo. Che amicizia per te, Milva? È molto importante, ritengo che sì. Lo ritengo più, non vorrei dire una sciocchezza, ecco, perché poi si dicono anche delle tante cose. Ritengo che un'amicizia possa diventare più importante di una storia d'amore. Una storia d'amore finisce e può lasciare anche molta anche un'amicizia, ma se l'amicizia prosegue attraverso una persona che ti è stata veramente amica, puoi trarne delle cose molto molto importanti. Grazie. Questo è il momento dell'angolo del pianoforte che inevitabilmente oggi si trasformerà in un omaggio alla nostra ospite, e diamo il benvenuto ad Andrea Pomettini e Federica Posta. Il brano di oggi è una sorpresa. Che cos'è? Ma lo diciamo o non lo diciamo? Sì, perché Primavera. Qual è il Portegna? Titolo? Primavera Portegna. Lasciamo indovinare l'autore ai nostri ascoltatori. Lo strumento che usi, l'altra volta era un flauto stranissimo, sì. Con una impugnatura diversa, sì, questo sì. È il flauto classico. Il flauto in do, il flauto d'orchestra. Che non è però molto adatto per questo brano, perché? Beh, no, io spero che sia adatto, semplicemente non era stato scritto per flauto e pianoforte, ho dovuto fare una trascrizione. L'occasione. In quanto era stato scritto per? Bandoneon. Il bandoneon. E pianoforte. Beh, insomma, non adatto nel senso che il bandoneon prevede delle armonizzazioni, degli accordi che col flauto sono sì, un po'. Fare un... Allora, sì. Gli accordi li fa Federica? Sì. E la melodia? Il flauto. Vediamo come viene. Speriamo che appunto renda l'effetto un effetto sufficiente. Verrà benissimo. Verrà benissimo. Sì, abbia un po' più di fiducia, sì. Vi ascoltiamo. Sì. Thank you.
bravissimo, bravissimi, anche per la trascrizione. Andrea Pomettini, Federica Posta. Pezzo straordinario. Cos'è per te l'Argentina? Beh, non per essere banale, ma è un paese molto, molto, molto interessante che amerei conoscere di più, amerei conoscere meglio, e non solamente per le città dove ho lavorato, dove ho cantato, perché ho cantato in quel teatro, soprattutto a Buenos Aires. Ma l'Argentina è talmente enorme, ad esempio mi piacerebbe molto andare nella Terra del Fuoco, che non conosco. Patagonia. In Patagonia, dove invece mia figlia, per ragioni sue di studio e di amore per l'arte, è andata. Però purtroppo il mio lavoro mi porta dove c'è il pubblico. È il paese però che... amo molto, poi sì. È il paese naturalmente di Astro Piazzolla, certo. Dove... potrei chiamarlo, dove mi hanno aspettata anche un po' al varco, perché Astor che Beh, nasce... ma tu eri già conosciuta prima di certamente incontrare Piazzolla. Sì, così come tu eri conosciuta in Giappone, eravamo conosciute come cantanti sanremesi, come certo. Cantanti italiani, ma per un certo tipo di canzoni, era sempre solo riferimento, era soprattutto sì. Sanremo. Con Piazzolla sono andata in un luogo che era il suo mondo, e, fra l'altro con il suo tango, che era chiamato il nuovo tango, e dove aveva anche aveva grandi estimatori, ma aveva anche un pubblico molto contrario, perché aveva reinventato il tango.